Renzi stavolta te mi hai fatto proprio incazzare. Dopo che nei mesi tutta stista che te me la smeni che a settembre, ottobre saremo andati a votare per il referendum, adesso te me la smenerai per altri 2 mesi perché andremo invece in realtà il 4 dicembre. Te sarai sicuramente da sera alla mattina su tutte le televisioni a bombardarmi la testa quasi fossimo deficienti. Ma a me mi sento veramente deficiente con quel quesito della scheda lì. Perché siccome io voglio veramente la riduzione, l'eliminazione di un gran numero di parlamentari e il taglio delle spese, ne sento quella scheda lì, se voto no mi sento una deficiente perché dico come le pare che sia esattamente quel che voglio a me, ma se invece vado a leggere bene, perché ho ascoltato il mio parroco, ieri il vescovo della CEI ha detto, italiani, informatevi, e allora mi sono andata in chiesa dal mio parroco e mi sono fatta spiegare bene. E così mi sono accorta che sotto quella parolina lì volete voi la riduzione dei numeri dei parlamentari, che manca un tocco, perché ti dovevi smontare la frase e scrivere perché non saranno eletti, ma nominati dai capi partito, il cui partito che raccoglie il 20-25% avrà il 50% del numero, 54% dei numeri dei parlamentari e di conseguenza il suo capo diventerà padrone assoluto del Parlamento, delle leggi, del Quirinale, dell'autority, della RAI, praticamente una dittatura, noi altri proprio non contiamo più niente. Ci togli proprio anche la possibilità di sceglierci i nostri parlamentari. L'altra cosa è che scrivi il contenimento dei costi delle istituzioni, altro imbrogliamento, no? Perché la parola giusta era il taglio dei costi delle istituzioni. Me ne sono accorta perché guardando bene il contenimento, questo l'avete approvato il 15 aprile 2016, però il 3 agosto del 2016 alle 14:14 avete approvato il costo di 350.000 euro a spese nostre, mie anche, no? Per una polizza assicurazione vita dei parlamentari. Per quale rischio? Per le punture di insetti, per i colpi del sole, per le malattie tropicali. Ma ti rendi conto? Da una parte mi chiedi il contenimento quando io voglio vedere la parola taglio e dall'altra te me la metti nel deretano approvando alla Camera. Bastava una maggioranza di 200 voti, l'avete approvata con 277. E dopo, un'altra cosa hai dimenticato sulla scheda. Non c'è scritto, caro popolino del Pischio, guarda che se vuoi una legge di iniziativa popolare, ti abbiamo triplicato le richieste delle firme, perché passano da 50.000 a 150.000, quasi a dirne, popolino, vabbè, se ti vuoi una legge di iniziativa popolare, praticamente è quasi impossibile chiederla. Però io, sai, siamo in democrazia, la possibilità te la do. Beh, guarda Renzi, Popolo in Movimento, la signora Gina vota no. E questa è la lesson 1, perché ci saranno tante lesson 2, 3, 4, 5, quel che sarà, per spiegare alla gente mia, quella del popolino, quella che noi altri che non capiamo una Madonna, cosa è sta riforma costituzionale e che imbroglio che c'è sotto. È così che spiego perché dico che Renzi ha la funzione della virgola, no? E perché bisogna votare no? Perché Renzi ha la funzione, noi italiani vediamo la gravità delle cose, però non riusciamo ad affrontarla perché ha la capacità, a quelli che gli casca, e purtroppo il 90%, di trasformarla. Adesso le faccio un esempio. Lei pensa a una frase, no? Come non ho nessuno scopo e sono felice. Questa è la frase che ha un suo senso. Ma se mi metto la virgola, non ho nessuno, virgola, scopo e sono felice, capisce che il senso cambia. Allora, la Costituzione è cambiata, bisogna votare no. Ripetila Perché? perché non lo No, ma seguisco. ripeto, questa è più importante, perché la Costituzione così com'è cambiata, noi italiani l'abbiamo capita che piove merda, capisce? Renzi mette la virgola, piove, virgola. Merda, sembra un'esclamazione. Capisce qual è il problema? Che questo qua ha capito che noi abbiamo una lingua che dove mettendo la virgola nei posti giusti e me la gira e me la conta come che vuole.